C'è chi preferisce andare al mare, chi non rinuncia al mercato settimanale, chi porta con sé i classici ventagli e chi suggerisce di restare a casa il più possibile. I pareri di fanesi e turisti su come affrontare questa ondata di afa e umidità sono discordanti, ma i rimedi sono i più disparati. Una condizione di disagio provocata dall'ultima ondata di caldo africano, con temperature che hanno superato i 35 gradi. Sono molto attento dal sole. Di dove siete? Londra, ma abitare in Germania. Là qual è il meteo? Che tempo fa dalle vostre parti? Da nostra parte era anche molto caldo, 4 giorni molto caldo, e dopo da 36 gradi a 16 gradi in 2 giorni. Un duro lavoro al mercato, oggi per fortuna c'è un po' di venticello. Sì, oggi si sta molto bene, sì, è proprio vero, è più da mare che da mercato. Riuscite a mantenere comunque bene al fresco i cibi? Sì, certo che sì, non c'è problema. Qua al mercato del pesce state al fresco? Sì, come no, abbiamo il condizionatore, sì, qui stiamo bene, sì. Un po' di ghiaccio, insomma, intorno. Abbiamo il frigo attaccato, vedi come fa il ghiaccio? Perché abbiamo già il frigo attaccato e perciò... Quindi si lavora bene? Si lavora bene, sì. È necessario fare attenzione ai colpi di calore, al rischio di disidratazione e ai drastici sbalzi di temperatura fra l'aria torrida all'aperto e quella più fredda dei locali climatizzati. Anche la spossatezza può manifestarsi con facilità. Diventa quindi importante bere spesso, anche quando si ha poca sete, garantendo così all'organismo il giusto apporto di acqua e sali minerali. Inoltre, seguire un'alimentazione corretta ed equilibrata aiuta a prevenire la stanchezza tipica della stagione estiva. È comunque consigliabile indossare abiti leggeri e chiari, evitare di uscire nelle ore più calde e fare sport all'aria aperta nelle ore centrali della giornata. Consigliamo tutta roba nostrana, naturalmente, che ce l'abbiamo qui da noi buona, ma le albicocche, le pesche, ci sono ancora le ciliegie. Non diciamo le mele, che ormai le mele sono quelle invernali, sono. Però questa frutta può essere portata facilmente anche al mare o insomma in giro? La lavatina e via, e anzi si mangia bene, così non c'è bisogno di niente. Prosciutto, melone, pomodori? Caspita, prosciutto, melone, pomodori con mozzarella, basilico, però diciamo tutta roba fresca che si fa veloce. Ha preso qualche momento di pausa per rinfrescarsi? Ci vuole assolutamente. Bisogna rinfrescarsi perché con questo caldo ci si disidrata e questo aiuta. Si ricorda di un giugno così caldo? No, un giugno così caldo non me lo ricordo, anche perché sto facendo trasloco, per cui è doppiamente caldo. Come cerca di contrastarlo? Rimane a casa nelle ore più calde, beve tanta acqua? Bevo tanta acqua, mangio tanta frutta, tiriamo avanti. Secondo geometeo.it, per la prossima settimana una depressione atlantica centrata al largo tra Spagna e Francia andrà ad innescare una nuova risalita di correnti molto calde di origine subtropicale. Nel frattempo, dalla giornata di venerdì, una massa di aria più fresca potrebbe raggiungere la nostra penisola, regalando un fine settimana con temperature più gradevoli. Come cercate di trascorrere queste giornate, sperando insomma di rimanere anche all'ombra? A casa col ventilatore. L'unica cosa, al mare è troppo caldo. Si sta all'ombra dove si può. No, io aspetto la moglie veramente che è andata. Però si è messa a riparo. Sì, perché il sole è molto caldo. Per me il caldo va bene, è una cosa che mi sta bene. E come sopportarlo non lo so, perché io lo sopporto bene da solo, senza... Quindi sta meglio in estate rispetto all'inverno? Alla grande. Signora, buongiorno. Con questo caldo, come trascorre le sue giornate? Benissimo, perché io soffro tanto il freddo. Ah sì? Quindi è contenta? Io sono contentissima, ringiovanisco di 10 anni. It's just a yellow lemon tree and I wonder...